Marianna non era di Frosinone, era arrivata qui nel primo dopoguerra con un marito, erano genovesi, sul sito del comune c'è un traglietto piccolo così, nelle passeggiate della memoria che ricordano Marianna. E è un caso che parliamo di Marianna oggi, 12 maggio, è solo un caso. Marianna a Frosinone, quando aprivi le finestre, si sentiva sempre di ti possono accidere, ma non accidevano mai nessuno, così hanno detto, ti possono accidere. E quindi Marianna, quando sentiva questo ti possono accidere per Frosinone, pensava che fosse solo un'eco lontana. Lei teneva una passione, andava raccogliendo le ricette dentro questa città. E di ricetta in ricetta, sta Marianna, non poteva andare a scrivere per via delle lenticchie. Veniva lungo le sponde del fiume, e tra il fiume, il giorno, la notte, una sera che dice che a Frosinone c'era una luna rossa particolare, così ha scritto il giornalista, una luna rossa particolare a Frosinone. Marianna conosce uno che si chiama Giacomo Sole, lo conosce in una notte che c'era la luna rossa, e lei veniva sempre qui con questo Giacomo, e qua a Frosinone, pure che stavano qua giù, che ne so, le orecchie, le finestre, tutti parlavano di Marianna e parlavano di Giacomo, e parlane oggi, parlane domani di Marianna e Giacomo. E Marianna, una mattina, una lavandaia l'ha trovata appesa a un albero, a un ulivo. È la storia del primo femminicidio a Frosinone, Marianna. Soltanto che all'epoca non si chiamavano femminicidio. C'era un codice di uno, il codice Rocco, e quindi è passata alla storia come un delitto d'onore. Il primo delitto d'onore a Frosinone. Di Marianna solo un trafiletto di un articolo di giornale ingiallito nell'emeroteca giù alla stazione. Però Marianna è diventata una leggenda a Frosinone, perché tanti anni fa le mamme, o meglio le comari, che venivano lungo la sponda del fiume Cosa, e queste comari raccomandavano: stata accorta, non fa la fine di Marianna. E di Marianna sappiamo solo che si chiama Marianna, perché sull'articolo di giornale non importava manco scrivere il cognome di Marianna. E Marianna, e Giacomo di professione bandito, e del marito sappiamo solo che era genovese, non è stato processato. E vicino al corpo di Marianna c'era un libro di ricette, e noi abbiamo provato a ricostruire tutte le ricette che Marianna da Genova poteva aver imparato a Frosinone. E Marianna è stata uccisa il 12 maggio, è una coincidenza che oggi Marianna è qui con noi.